Il 24 luglio il Pirandello Stable Festival di Mario Gazziano in trasferta a Caorle, in provincia di Venezia, per una serata omaggio ad Andrea Camilleri, punto fermo dei di Lancio. Nuovo importante appuntamento per il Pirandello Stable Festival. Dopo il successo straordinario e di grande importanza culturale realizzato con l'Università di Glasgow, ora ci spostiamo a Caorle, parte centrale della città metropolitana di Venezia, per rappresentare una serata d'onore a tutto tondo dedicata ad Andrea Camilleri. Non solo Montalbano, ma Montalbano attraverso le indagini, gli amori, gli intrighi, ma anche le tradizioni popolari di Sicilia, dai pupi siciliani alle feste religiose, ai balli di folklore, un mondo siciliano attraverso Andrea Camilleri e il suo bellissimo e intricato linguaggio ibrido. Primo appuntamento, seguirà poi l'appuntamento a Malta e ancora ai contemplativi di Naro. Un grande impegno per il Pirandello Stable Festival a livello nazionale, internazionale e regionale. Dunque, Agrigento, Venezia, un ritorno anche del rapporto culturale, ricordando anche che la Fenice di Venezia ha riaperto nel 1800 con un'opera lirica, I giochi di Esseneto, proprio opera dedicata all'Esseneto, ai giochi che si facevano all'Agrigento in età classica. Noi porteremo dunque, come detto, una serata omaggio a Camilleri. Vorrei ringraziare tutti gli artisti, intanto il gruppo folk di Riccardo Caciccia, Città d'Agrigento, con Vittorio Lavicella, Letizia Sferrazza e il folk singer Gioacchino Marrella, poi gli attori Maria Grazia Castellana, Maria Fantauzzo, Gioacchino Logico ed ancora la brava Lina Roberta Gueli che fa da conduttrice in video delle varie sezioni di questo importante spettacolo, tutti gli artisti che partecipano e anche i collaboratori, in particolare Giuseppe Adamo, presidente del Circolo Embedocleo d'Agrigento, Giuseppe Portannese che è il promoter di questa bella manifestazione, con il figlio Vincenzo. Intanto è un ringraziamento particolare anche a Gigi Bartolomeo che cura l'editing dello spettacolo. Un ringraziamento pure ai giornali, alle testate e alla televisione che ci ha offerto tanto spazio per promuovere. Un particolarissimo ringraziamento al dottore Fabrizio Lagaipa del distretto turistico che c'è sempre vicino e che apre appunto questo nostro speciale su Camilleri a Caorle, Venezia. La DMO Distretto Turistico Valle dei Templi è orgogliosamente partner dell'associazione Sole e Tradizioni di Sicilia per questa nuova trasferta, questa volta in Veneto, a Venezia, a Caorle per la precisione, con la quale verrà portato in giro il nome di Agrigento, le sue migliori tradizioni e chiaramente i suoi vanti culturali che sono Camilleri e Pirandello. È un anno particolare, siamo nell'anno di che prepara Agrigento 2025 e quindi ancora di più è significativo il lavoro che viene fatto dalle associazioni culturali, sia da un punto di vista ovviamente di promozione culturale, ma anche e non soltanto, quindi anche di promozione turistica. Siamo molto contenti, siamo molto orgogliosi. Sentiamo allora le parole dei protagonisti. Intanto la giovane attrice protagonista del Pirandello Stable Festival, Maria Grazia Castellana, ancora Riccardo Caciccia, nuclei fondamentali della nostra spedizione a Caorle, Venezia. Antigone è un personaggio particolare di Camilleri, infatti egli sceglie di raccontare personaggi con denominazioni classiche che richiamano tutta la drammaticità delle donne siciliane. Un personaggio bellissimo, molto intenso il personaggio di Antigone, un personaggio ricco, carico di tensioni, emozioni e forti passioni.
Allora, parlare di Camilleri significa abbinare lo storico poeta anche alle tradizioni popolari. Il legame che c'è tra Camilleri e il folklore è molto sentito anche nelle sue opere. E non a caso il professore Gaziano, in questo contesto, ha coinvolto uno dei gruppi più prestigiosi della Sicilia, che io ho l'onore di dirigere, che è il gruppo folcloristico Città di Agrigento. E sono ben lieto di accettare questa proposta nell'inserire, nell'incastonare nel bellissimo spettacolo che andremo a fare a Caorle, ed è un mix di cultura e un mix di folklore, tant'è che all'interno di questa opera ci saranno anche dei canti della tradizione e dei balli del gruppo Folk Città di Agrigento. Non è la prima esperienza che facciamo con lo Stab Festival, abbiamo fatto una bellissima esperienza in Slovenia e sicuramente ce ne saranno ancora altre.